Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questo è il capitolo 6A di Shadow Memories. Teniamo presente per quale motivo l'abbiamo ribattezzato capitolo 6-A, praticamente per il semplice fatto che creeremo un capitolo parallelo come abbiamo fatto con il capitolo 5-B e A. Praticamente in questo, cominciamo dall'inizio, in questo capitolo si assisterà a un'altra morte del protagonista, ormai l'abbiamo ribattezzato io e Chiara. Il protagonista delle morti stupide, perché questa, vabbè, non è tanto stupida, però rispetto alla morte, quella magari del vaso in testa, così insomma, ci si può comunque accontentare. Detto questo, vabbè, sono davanti a un tabellone e qua adesso improvvisamente qualcuno accenderà il motore di una macchina. Avremo tempo 15 secondi, ne approfittiamo per prendere l'energia per ricaricare, diciamo, il digipad, anche perché siamo effettivamente un po' a corto. Adesso il protagonista si sta muovendo, però qualcosa si sta muovendo e improvvisamente patatrac, investito un'altra volta per dare inizio all'ennesima morte. E ovviamente anche all'ennesima reincarnazione del protagonista che ritorna in vita. E comunque stavo dicendo, in qua si svolgeranno un certo tipo di eventi, mentre nella versione B altri tipi di eventi. Praticamente, facciamo un passo indietro. Nel capitolo 5, che poi abbiamo diviso in A e B, nella A abbiamo fatto una scelta con Margaret, che influenzerà poi gli eventi finali e questi successivi. Mentre nella B abbiamo scelto un'altra opzione, che praticamente darà sfogo ad altri eventi. Qua siamo invece negli eventi A. Ok, quindi cominciamo prima con questa partita qui. Praticamente adesso si ripeterà la solita scena di persone che stanno vedendo il tabellone. Forse è un po' questo il fatto che tende a rendere un po' il filmato un po' lungo, forse il gameplay è un pochettino più lungo. Però ragazzi, indipendentemente da tutto, secondo me ne vale la pena perché, ripeto, poi ci sarà un punto dove i filmati tenderanno un po' a cambiare del tutto. Adesso il digipad si è attivato. Dobbiamo praticamente utilizzarlo perché sennò veniamo investiti, di conseguenza scatta un'altra morte e andiamo nell'evento Una giornata fredda. Siamo nel 1980, di esattamente più di 20 anni fa. 21 anni fa per precisione. E il protagonista si è teletrasportato. Perfetto. 7 febbraio 1980. Avete visto che siamo sempre in questa cittadina medievale, ovviamente con il paesaggio tutto innevato, nebbia e neve a tutto spiano. E abbiamo a che fare con questo personaggio qua, che è un regista, e diciamo che ci chiederà, diciamo, delle informazioni in merito a un suo lavoro che verrà realizzato negli anni successivi. E come avete visto nel tabellone non ha avuto molto successo e il film è stato reputato piuttosto noioso e noi dobbiamo far sì che questo film risulti, diciamo, molto interessante affinché tanta gente si avvicini lì e noi siamo salvi e per evitare che la macchina tenda ad investirci nuovamente. Quindi appunto dovremo dargli, diciamo, delle idee molto accettabili, molto coinvolgenti a questo regista qua. Diciamo che anche lui ha tentato di invocarci perché ha visto i nostri viaggi nel tempo, anche nelle parti prime, quindi di conseguenza pensa che siamo degli esseri probabilmente venuti da un'altra parte. E idem lo spiegheremo anche, va bene, ripeteremo il commento nella versione 6B e anche se, ripeto, potrà sembrare monotono, è una cosa decisamente importante. Adesso avranno luogo delle domande e che influenzeranno, ripeto, le cose, diciamo, gli eventi successivi del gioco stesso. Scusate se ho cominciato io il commento, ma Chiara attualmente non si sentiva molto, molto in forma e allora ho cominciato io. Vuoi parlare te adesso? Ok. Eccoci qui ragazzi, finalmente sono resuscitata come protagonista. La prima domanda è quella che genere di film è e noi dovremmo dire i viaggi nel tempo. Lui però dirà che motivazione ci può essere per i viaggi nel tempo e allora noi dovremmo scegliere, scoprire la causa della nostra stessa morte, un po' come il protagonista alla fin fine.
Però dice ci vuole qualcos'altro, altra idea. Beh, che ne dici di una storia d'amore? Perché di solito le storie d'amore piace a tanta gente. Cioè, non solo le femmine, anche i maschi. Se uno vuole andare con la propria fidanzata, eh. Come il mio ragazzo che è dovuto venire a vedersi Frozen con me con la forza. Comunque, no, scherzo. Andiamo avanti. Adesso. Vabbè, lui dice ci vuole qualcosa nel film, ma dovrà ponderare un po' bene. Vabbè, ha detto ok, va bene, tutto ok. E che dire? Adesso ci farà una domanda, che se non siamo contenti, lui è proprio contento. E allora noi, lui ci darà una cosa molto particolare che ci potrà servire o come non ci potrà servire nel prossimo capitolo. Però poi vi faccio vedere dove dobbiamo, a chi darglielo. Infatti già pensate l'uovo e direte, ah, quello del bar. Non proprio lui, ma un suo antenato. È una cosa che possiamo tenerci o possiamo darla tranquillamente. Non è una cosa impegnativa nella storia, almeno spero. Comunque, qua dice che la sua famiglia era di artigiani e suo padre gli piaceva fare questo tipo di cose. Quindi ci sono delle vecchie macchine, fotografiche, orologi, tutte queste cose qui strane. E vabbè, dopo questa bellissima chiacchierata dice che a lui piace regalare queste cose ai suoi amici, quindi ci considera amici. Il protagonista, vabbè, dice oh grazie. Questo livello abbiamo notato che è abbastanza pesante perché ci hanno messo tanti effetti grafici, infatti ho fatto fatica a far camminare il protagonista, ero così no! E allora ho detto, oh, cavolo, 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 vabbè, qua la Konami e l'altra casa hanno strafatto, infatti ci sono dei rallentamenti in video, perché l'emulatore purtroppo non è che regge più tanto, non è da console, però almeno si vede molto molto meglio rispetto alla console, infatti se uno vuole avere una buona qualità deve giocarci con gli emulatori. Il PC riesce a emulare molto meglio che le console. Comunque, vabbè, lui ci ha chiesto dei superpoteri e noi siamo scappati via dicendo no, 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 no. E adesso cammineremo per le vie innevate della città e adesso sentiremo prima uno sparo tra poco. E poi una scena molto importante che nella parte B non apparirà. Adesso prendiamo la sfera luminosa perché dobbiamo rifocillarci. Ma non vi preoccupate che nel prossimo capitolo, in tutte e due le parti, lì ho fatto il pieno. Adesso mi sembra che si sentirà uno sparo. Infatti lui dice sono degli spari, da dove provengono, vabbè. E andando molto più avanti vedremo una scena molto particolare che farà... scusate se rallento un po', ma lì l'analogico mi stava dando problemi. Ecco la scena che c'è nella versione A. Vediamo Homunculus che tiene un pargolo in fasce. Non si sa come mai. Lui cercherà di chiamarlo, ma Homunculus se ne andrà senza voltarsi. Quindi questa è, diciamo che è una scena tipo alla mo' di Director's Cut, bene o male una specie di Director's Cut, che anche alla B in teoria è una Director's Cut unica, con certe scene in più. Comunque, adesso dobbiamo raggiungere il luogo, dobbiamo raggiungere la parte dell'edificio, barra biblioteca adesso. Qua vediamo una donna stesa a terra che è stata soccorsa. Signora, si sente bene? Dov'è la mia bambina? Lei e muore. Quindi ci fa capire che quel bambino, quella bambina, scusate, era tra le mani di Homunculus. E lì uno pensa, oh mio Dio, che perché è successo così? E ora scopriremo chi è la bambina che è stata rapita. Che è un po' strana la cosa, perché che è stata rapita da Homunculus va bene, però non capiamo come mai c'è l'abbiamo incontrata, sarà stata adottata da qualcuno. Comunque, qua arriva lui, il proprietario della biblioteca, che prima era un museo, e vabbè, dice
alla sua moglie, Mira, non mi lasciare, resisti. Oh, dove è Dana? Ecco, Dana era la ragazza del bar, di quella bellissima ragazza che ci aveva svegliato al capitolo 1, prologo, se non erro, uno dei due, ecco. Questa è una scena che verrà tagliata nella versione B. Infatti là comprende sta scena, questo flashback. E lui dice no. L'hai vista o no? Molte cose cambiano tra l'A e la B. Infatti Mr. X era insicuro se registrarla. Io ho detto ma sì, registriamo, male che vada, cambiamo e cancelliamo e rimane così. Vabbè. Adesso lui sarà sofferente che sua moglie è morta e la bambina è sparita e rimarrà solo. Come ci aveva raccontato nel capitolo precedente dell'uomo. Adesso il nostro digipad si illuminerà, ma prima dobbiamo un attimo prendere l'energia che è nelle vicinanze. Aspettate, è dritto di qua. Aspettate, che qua mi stavo per perdere. Infatti non. Dicevo, dov'è? Ecco qua, l'energia. Prendiamo l'energia, ragazzi. E ora possiamo ritornare indietro per cercare di salvare la donna dalla moglie del proprietario della biblioteca. Speriamo di salvarla. Purtroppo, anche qui i nostri sforzi saranno vani. Non saranno d'aiuto, perché anche qui morirà, ma adesso vedrete. Siamo arrivati prima della morte di sta donna, la incontreremo. Hi, excuse me. Ok. Qua noi gli diremo vada da quella parte, non vada da quella parte perché è pericoloso. Excuse me? Lei dice come mi scusi? E la signora se ne andrà via. Non riusciremo a raggiungerla perché il protagonista è fesso, purtroppo. La lascerà andare e noi purtroppo sentiremo lo sparo. Quindi adesso se vedrete, tra poco sentiremo lo sparo, ora l'abbiamo già sentito, e andando avanti la ritroveremo morta. Che culo, anche lei, eh? Anche lei è la donna delle morti. E lei, sempre esalando gli ultimi respiri, ripeterà: dov'è la mia bambina? Lei, punk secca. E sì, è un gameplay abbastanza noioso, ragazzi. Questa parte di capitolo è veramente noiosa. Soprattutto che l'abbiamo fatta 3500 volte per piccoli problemi tecnici. Quindi c'è stato un po' di peso. Infatti quando Mr. X mi ha detto, dai che dobbiamo commentare. Quale parte? La 6? E cosa parla già la 6? Ma come non te lo ricordi più? Infatti è stato un trauma questa parte. È stata abbastanza difficile perché i dialoghi sono lunghi, le parti sono sempre le stesse. Ti vedi i doppi filmati, uno si annoia. Però bene o male alcuni dialoghi sono cambiati perché adesso loro dicono: ma tu non hai parlato con questa donna prima, e qui ci accuseranno di omicidio o anche, come si dice, collaborazione con l'assassino. Noi cercheremo di indietreggiare, però gli uomini ci, diciamo, saranno sospetti verso di noi, quindi diciamo che ci fermeranno. E qua dice: cerchi di svignartela. No, io non ho fatto nulla. E noi dovremo usare tra poco il digital pad, ma prendiamo l'energia che è qua vicino a noi, che bisogna prenderla, ragazzi. Ora usiamo il digital pad e andiamo nella nostra epoca d'origine. Ok, ritornando nella nostra epoca d'origine. Che dire? Vabbè, adesso
Vedrete il regista che ha capito tutto, gli è venuta l'illuminazione dell'artista. E adesso vi faccio vedere anche una bella curiosità tra poco. Quando ritorneremo nella nostra epoca d'origine. Beh, lui dice fu un fatto eccezionale, assassini, viaggi nel tempo, ecco il concetto. Lui è contento, si tratta di un progetto a dir poco strepitoso, ma se questo lo collego a questo, se lavoro un po' più su quello. No, 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 devo lavorarci parecchio, altro che, ma devo fare il mio capolavoro. Vabbè, lui spierà un attimo e poi se ne andrà tutto scattaiolante. Adesso, ritornando nella nostra epoca, Monklus ci farà una frase provocatoria, una delle tante. Ma insomma, cos'è stavolta? Ti metti a fare il buon samaritano? Te l'avevo pur detto, il fato è un potente avversario. È già difficile cambiare il tuo di destino. Non puoi metterti a cambiare quello di qualcun altro. Anche se ci riprovi, sbaglierai ancora molte volte. Anzi, rivivrai il dolore e le lacrime di volta in volta. Dovresti cercare invece di concentrarti sul tuo destino e in fretta. Te lo dico per il tuo bene. Ma noi dobbiamo. Addio per ora, vabbè, ciao Homunculus. Già non è contento che noi abbiamo cercato di salvare la donna. Adesso vedrete. Il nostro presente che è cambiato. Siamo salvi, però non abbiamo ancora finito, ragazzi. Come potete vedere, la locandina, che adesso è cambiata, non è più quell'artwork molto serio che raffigurava quell'uomo che meditava. Adesso non si vede molto bene, ma dopo vedrete molto bene la copertina interamente. Però adesso dobbiamo ritornare a cercare di salvare quella povera donna. Potevamo fare un giro in città, prendere tutte le sfere, però. Bisogna fare veloce, ragazzi, non scherziamo. Cioè, già è noiosa rivedere gli stessi filmati, le stesse cose. Uno va. Adesso siamo sempre alla solita scena. Lei è tutta bella, carina. Però non scatterà più la domanda, ma lui dirà subito direttamente. Sì? Non vada da quella parte, è pericoloso. Potrebbe fare oggi una strada diversa, come mi scusi. Già, è una donna, secondo me è una donna molto diffidente. È abbastanza alta come donna. Vabbè, aspetti, noi dovremo subito andarla a rincorrere. Sempre. Dobbiamo correre, non lasciarcela sfuggire, se no capito che muore. E dovremo rifare tutto da capo. Ecco, questo è stato uno dei nostri piccoli intoppi. Che eravamo convinti di lasciarla morire nella versione B, invece dobbiamo salvarla, non so come mai, non so perché, forse abbiamo sbagliato noi, non lo so. E che dire? Adesso dobbiamo rincorrere, correre, 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 correre. Giriamo, non blocchiamoci nelle curve, perché le curve, come sapete, sono fetide, soprattutto in giochi come Mario Kart. Ho avuto brutte esperienze nella pista arcobaleno. Una delle mie piste preferite. Comunque, ci corriamo adesso a strada dritta, quindi non vi preoccupate. E adesso riusciremo a salvarla tra poco, ecco. Noi la faremo cadere, così lo sparo non colpirà la donna. Però la bambina sarà sempre scomparsa. Quindi questo qui è il fato che purtroppo è in serbo per la piccola pargoletta. Vediamo anche sul muro tra poco che c'è il colpo dello sparo. Infatti, cioè, secondo me era proprio un proiettile da cecchino per fare questo casino sul muro. Perché una pistola normale non credo che faccia tanto non fa così tanto casino, se non è una Magnum o qualcosa di potente. Comunque, se è ferita, no, qualche graffio. Sì, è sbucciata la mano. Lei stava cercando di aiutarmi prima, mi scusi. Poi adesso, non si preoccupi, piuttosto sta bene. Lei
Adesso si riconnette. Aspetti, dov'è la mia bambina? Si riconnette. Oh, dannazione, la bambina è andata persa. Non ci sono bambine, si sente bene, signora. La donna dirà: no, adesso. Miriam, stai bene, cara? Io sto bene. Ma tu sanguini? No, 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 sto bene. Dov'è? Lei dov'è? La bambina non c'è, purtroppo. E anche nel prossimo. Nella prossima parte, in teoria, i dialoghi sono diversi. Noi potremmo andarcene. Vabbè, il signore dirà dove stiamo andando. Noi gli diremmo. Volevo vedere se c'era. Se qualcuno aveva visto qualcosa. Ok, allora io vado a chiamare un'ambulanza. Giustamente. Non è che fanno tutto subito, no. Ci vuole un po' a riconnettersi. Adesso finalmente che abbiamo salvato Miriam, possiamo andare un attimo a prendere un'energia qua vicino, se non erro, ecco. E adesso ritornare nel nostro presente. Così vi dico quel bellissimo poster, quella locandina, ecco, che è cambiata. Ve la ricordavate la parte iniziale, che quella locandina raffigurava una delle artwork tipo della Konami di Solid Snake, però vabbè, o Big Boss, quello che volete. Assomigliava a quel tratto lì, però non credo che c'è di mezzo Kojima. Ecco, qua, come potete vedere, la locandina ha dei chiari riferimenti al Dottor Who, soprattutto il fatto che c'è un ragazzo e una ragazza, ovvero la compagna del dottore. Io ho pensato questo perché, bene o male, è molto simile al dottore. Soprattutto anche gli abiti, che, bene o male, molti dottori indossano questo tipo di vestito. Soprattutto David Tennant. Giusto? Spero di non aver detto una cavolata. Però non so se già al tempo recitava. Però bene o male, forse hanno previsto questo, non si sa. Però un chiaro riferimento, secondo me, al dottore. Infatti, cioè, con il dottore c'ha sempre una compagna o un compagno. Ok, adesso è proprio il dottore. Lei sembra Rose. Comunque, tutti sono entusiasti perché è bella locandina, molto allegra, molto bella. E poi è piaciuto. Adesso ragazzi, mi inizio a salutare perché sta finendo la parte. Spero che vi sia piaciuto questo capitolo e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!